Buongiorno ragazze, ciao a tutte e a tutti, buona domenica. Allora, nuovo video, lavo i piatti con voi e niente, il resto è già fatto. Adesso mi do una resettata alla cucina, quindi vi auguro una buona visione. Riuscirò a posizionarvi? Ok. Non c'è molto da lavare, ma quello che lavo lo voglio lavare. Oddio mio, aiuto. Sono una cosa però. Allora ragazze, vi devo dire la verità, in realtà mi sa che queste cose le lascio a mia nonna perché a questo punto voi direte ma non devi lavare i piatti, sì, li lavo ma cambio di programma, mi sa che le lascio a lei per il semplice fatto che dobbiamo cucinare il baccalà e altre cose, non è una scusa ma sì, mi sa che quando arriva saranno guai perché ancora non ho sistemato altre cose mie, quindi vabbè, dettagli. Lasciamo perdere, è tutto un caso disperato sono io, quindi no comment. E vabbè, dai, niente da fare. Vorrei dire che ci facciamo una bella chiacchierata, sempre se mi riesci di chiacchierare con voi. Non è neanche detto che mi riesca di chiacchierare. E niente. Intanto qui c'è il zozzumene, vabbè. Non è poi così zozzumene, ma no comment. No comment. Ok, d'accordo, lasciamo stare che è meglio. Non lo so perché cosa ho combinato qua, ma ho sporcato in ogni dove ieri sera. Voi non lo sapevate, ma c'era. Anzi, voi non è che non lo sapevate, non lo sapete perché non ho vloggato ieri sera. Anzi, potevo vloggare, ma ero troppo stanca, ragazze, e me l'ha fatta guardare i video su YouTube. Quindi nulla. Ho spento di là, sì. Ok. E niente. Nel frattempo qua pulisco dove ho sporcato. Perché così non è possibile. Cosa tutto ho sporcato. Adesso se arriva quella lì, mia nonna si arrabbia di brutto e ha ragione. Ma non credo che si arrabbia. Perché si deve arrabbiare? Perché sono monellaccia io. Oddio, sto sporcando e non gli do. Vabbè, no comment. Dice della. Vabbè. Ok, ce la farò a non fare danni, forse. Non lo so. Tanto queste briciole le ho messe. Le ho prese in mano. Oddio, mi viene con una mano solo male. Ce l'ho da fare tutto. Sono i miei fazzoletti di naso e di bocca, quindi che schifo, vabbè. Almeno quelli li ho tolti dalle palle. Già. Il resto non lo so. Cos'altro devo fare qua? Niente. Ebbene sì, così è. Cosa nei capelli? Ah, niente, ok. E dunque, io ragazze, non lo so, mi sa che vi lascio qua, non ne ho idea. E ci vediamo in un altro momento, che ne dite? Non lo so. Perché oggi è una domenica un po' così. Io non so quanto possa durare questa domenica. Cioè, questa domenica, che dico, questo video. Va bene, oggi sono mezza strampalata parlando, non so perché. Ma vabbè.
Ce la posso fare a registrare senza fare la strana? Vabbè. No, non ce la posso fare. Non ho idea dove ho messo il cavalletto vabbè, la storia del selfie. Un attimo solo. Allora, e rieccomi. Dunque, siccome che sono andata a prendere il bastone per il selfie, col bastone del selfie, non per il selfie, scusatemi, e quindi non ce l'ho fatta a non stoppare. Ho dovuto prenderlo perché altrimenti, vabbè, ho qua la cover, che non è una cover decente, ma al momento mi faccio bastare questa. Penso proprio di sì, ma perché ho questo telefono? Vedete com'è? Non lo so perché. Forse è l'occhiello che è sporco? Non ne ho idea, vabbè. Non trovo qua dove ho messo. Come si dice? Non trovo dove ho messo la pezzetta per pulire il telefono, vabbè, niente. Non lo so neanche io. Aspettate. Allora, qui io volevo aprire la porta perché sinceramente a me non mi va di stare tutto il giorno con la porta chiusa, quindi apro adesso se mi riesce, ovviamente. Oddio, si vede pure tutto sozzo, molto bene. Allora, volete o non volete, anzi voglio o non voglio, ma c'è una vespa qua allucinante e quindi voglio evitare di farmi pungere, perché manco so se sono allergica, quindi voglio evitare. Voi non la potete vedere perché il telefono è un po' zuzzino nella telecamera e non so cosa voi vediate, però vi giuro che non mi voglio di farmi pungere, quindi. Sì, lo so che sono ripetitiva, ma non ci posso fare niente. E nulla. Quindi, ragazze, io volevo farvi un regalino, lo sapete, anche se io ancora non ho raggiunto i 1000 iscritti. Volevo farvi un regalino, non per avere più iscritti ancora, non me ne può fregare di meno, anche se siamo tutti per lo stesso scopo, per monetizzare altro, ma più che altro perché so che voi siete amiche mie, quindi volevo rendermi utile coccolandovi con qualche regalino, che non sono sicura se vi farò, però mi farò aiutare da qualcuno di voi per sapere come vincere questo regalo. Voi tutte quelle che mi seguite, maschio o femmina, non importa, tanto anche se lo vince un maschio o una femmina, un uomo o una donna. Lo può regalare o alla compagna o alla mamma o alla zia, chi volete voi. L'importante è che il regalo che farò non venga, sì, appunto, sprecato, ma penso che non siete così che sprecate la roba, perché oggigiorno, al giorno d'oggi, non si deve sprecare niente, per quanto mi riguarda a me, anche a voi, ovviamente. Comunque, niente, a parte che sto dicendo fesserie, ma è questo è. So che voi siete bravi, dai, non sprecate niente, ma lo dico per quelli che vogliono solo il regalo, ma poi non mi seguono. Seguitemi perché ne varrà la pena. Farò tanti altri video, non di giveaway, ma anche video belli. Non so se farò challenge, le posso fare challenge anche Brando, ma sì ragazze, facciamoli, perché a me non mi va di fare challenge con la gente che neanche mi vuole farsi vedere, quindi cosa devo fare? Che fate voi? Non ne fate di challenge? È vero che non vale fare challenge da soli, ma che gusto c'è a fare challenge? Con gli altri che neanche si vogliono far vedere vicino, cioè in telecamera, tanto vale queste challenge da qui in avanti mi diverto a farle io. Non mi chiedete di fare scherzi telefonici perché non ne farò mai. Però potete
posso fare benissimo Waka Challenge, più di Waka Challenge. Non mi chiedete challenge strane perché non ne farò mai, scordatevelo. Però Waka Challenge la farò, non mi rompo make up la potrò fare, challenge, poi altri tipi di challenge, vabbè, qualsiasi cosa la potrò fare. State a vedere qualcosa la tirerò fuori. Bello che poi dovrò tagliare qualche pezzo perché non posso lasciare tutto così. Perché se taglio poi... Vabbè che qualcosa la taglierò. Sì ragazza, non posso mica lasciarla così. Ah, questo video che sto registrando penso che lo taglierò. E non lo so, vediamo. Dunque ragazze, ragazzi mia, mia nonna si è dimenticata la mascherina, non so se ce l'ha in borsa o meno, ma guardate voi, quella non è mia, è di mia nonna, vi giuro, non so se ce l'ha in borsa o meno, ma si è dimenticata la mascherina, vedete un po' voi, magari ce l'ha in borsa, stai tranquilla, sì sto tranquilla, ma... La mascherina serve comunque, non si può stare senza la mascherina in giro, ma stiamo scherzando? Io mi rilasso, è quella che poi ne deve rispondere se non ha la mascherina, vabbè. Non casomai non entra in chiesa, o la rimprovereranno, mi auguro di no, perché non ha la mascherina, non si fa così, vabbè. Non ho parole, non ho parole, non ho parole, vabbè. Ora o mi lavo i denti perché ho appena mangiato, voi non l'avete visto, ma ho mangiato qualche cosa mentre mi chiacchieravo con una mia amica di sempre qua di YouTube. Boh, vabbè. Ah, è vero che è già ora di pranzo, adesso che sto registrando il video, ora di pranzo. Però i denti mi sa che me li lavo quando ho mangiato di nuovo. Cosa hai mangiato di buono? Allora, se volete saperlo, seguitemi su Instagram. Comunque ve lo anticipo già. Dei papassini, almeno non so se uno, due o tre papassini. Lo so che tanto mia nonna mi rimprovererà perché dice quanti cacchio di papassini ti sei mangiata. Non sapete cosa sono i papassini? Male, male, male. I papassini sono, ecco, ciao Stefi, ti saluto. Allora, i papassini, chi è stato in Sardegna, sono dei dolci sardi, ovviamente, fatti a forma di, non so, triangolo, non so manco io come descriverlo, io non sono brava alle descrizioni, già ve lo dico, ma sono dei dolci buonissimi. Io dico, hanno un retrogusto di salato al dolce, non so manco io se dire così o meno, ma... presumo sia così. Comunque sono buonissimi e mia mamma li fa una volta ogni tanto, anche per le feste, non feste, non importa, anche per coccolarci un po' sia a me che a lei o a chi viene a trovarla. Comunque sì, a parte quello, non so, forse me ne ho mangiato due o tre, non ricordo, perché io quando mangio manco mi ricordo più del più delle volte cosa mangio, quindi o quanto mangio o perlomeno quanta roba metto in bocca, quindi va bene così, dai ragazze, non vi preoccupate che tutto sommato a casa mia non si mangia male per niente, anzi buonissimo, tutto molto buono a casa mia. Ciao. E nulla, vi piace questo outfit? Spero di sì, non guardate le pantofole perché tanto sono a casa, quindi chi se ne frega. Allora, questo sono il mio outfit, non so cosa si possa vedere, aspettate che vi abbasso un po' la telecamera del telefono. Questo è il mio outfit, se sentite rumori non è qua ma è su, quindi... fregatevene altamente, anzi fate finta che non sia successo nulla, fantasmi non ce n'è e neanche spiriti. Comunque questo è il mio outfit, sì. e nulla, basta, a parte la doccia che mi ha fatta fatica perché come voi non avete ancora capito, ma ve lo dico subito, anzi oddio oggi come sto parlando, sembra un po' arrabbiata ma in realtà non lo sono, ve lo giuro. Comunque acqua
o non acqua ce n'era poca, perché dovete sapere che mio zio ha avuto il malcongegno di abbassare la pressione, quindi o ce n'è poca o non ce n'è per niente. Io mi sono dovuta lavare quasi a secco. Vuol dire, ah, cosa? Sì, ragazzi, avete capito bene. La pressione dell'acqua è poca, quindi come faccio a lavarmi con quella poca acqua che scende? Ma dai, ma vogliamo scherzare? Voi direte cosa? Sì, avete capito bene. La pressione dell'acqua è poca, quindi come cacchio faccio io a lavarmi? E tutto il resto del corpo è poca, ragazze, come se scendesse a tratti l'acqua, anche noi ragazze. E non ti, io puoi dire di abbassartela? Sì, posso dire di alzarmi un po' l'acqua, non abbassarmela, scusate, volevo dire alzare la pressione. Il bello è che, ragazze mie, non lo posso fare io, perché non so dove, se devo scendere giù per il motorino dell'acqua o da qua da casa, non ho idea, non so come si fa, quindi non posso toccare nulla, sono con le mani legate, quindi vabbè, niente da fare. Bene ragazze, io vi saluto e ci vediamo dopo, non lo so neanche io, ragazze, se riprendere stasera o domani il videoblog o nei prossimi giorni, ok? Casomai vi farò sapere, ok? Perché ho un sacco di video arretrati a fare, non so manco io quando ce la posso fare a fare questi video. Comunque, buona domenica e niente. A dopo, stasera, non lo so. Ci vediamo dopo, dai. Casomai, sta arrivando mia nonna. A dopo. Ciao ragazze, bentornate e bentrate in un nuovo video vlog. Allora, scusate se guardo di là, ma dovrebbe arrivare mia nonna tra poco. Nel frattempo mi sono truccata, anzi da stamattina che sono truccata. Non so se si vede. Trucco un po' strano, curioso, ma a me piace. Vedete? Questo è il mio trucco di oggi, null'altro, a parte il sudore che ho, che mi gronda come se non ci fosse un domani, ma vabbè, dettagli. E niente, voi come state? Spero bene, buon lunedì ragazze, buon inizio settimana a tutte voi. E come state? Io sto bene, e ve l'ho già chiesto un sacco di volte, ma vabbè. E nulla. Dunque, oggi ho fatto un sacco di cose, di commissioni, robe varie. Sono stata in vari negozi, non ho fatto chissà che acquisti. Ho preso un po' di latte, un po' di focaccia, null'altro. Dovevo prendere dei appuntamenti per me, appuntamenti medici, e alla fine mi sono arrivati un casino, ma vabbè, dettagli e niente. Il resto è tutto a posto, il mio outfit di oggi era un altro, ma l'ho cambiato perché all'improvviso appunto ho messo un blue jeans e questa maglia barra invernale barra autunnale e niente. Poi capelli alla cavolo di cane, alla cats proprio. Le scarpe sono queste qui, sì, della Nike. E il resto è tutto negozi, ovviamente robe varie, non è cinesato. E il resto sotto c'ho la maglia di lana che è dal negozio mia nonna, più un'altra maglia di lana dal negozio mio zio, quando passò mio zio al negozio mia nonna. Poi un trucco, lo sapete, tutto da Pink Panda, sopracciglia Douglas e vabbè. E niente, borsa eccola qui, e questa qua che vedete lì, e tutto il resto quello che vedete a me. Cappotto me l'ho portato prima, ma faceva troppo caldo, quindi niente cappotto, me l'ho levato. E con una seconda uscita di casa sono uscita senza cappotto perché faceva un freddo, c'è un freddo che dico, un caldo allucinante. Quindi ritornato più o meno, siamo lì, il buon tempo, anzi il bel tempo, sì. E nulla ragazze, tutto il resto è bene. Che dirvi? Questo video mi sa che voglia finire qua, perché non so quanto possa durare questo video, però nulla, io vi saluto perché non so neanche io quanto riuscirò a vloggare. E nel frattempo
finisce qui. Ah, l'acqua, la pressione dell'acqua è ritornata ovviamente normale, perché ho controllato, era giù da sotto casa che dovevo aggiustare la pressione dell'acqua perché era troppo lenta e non faceva neanche a farmi quasi quasi la doccia. Non so io, ma è così, non so voi, ma io la pressione dell'acqua la voglio bella forte, bella potente. E basta, tutto a posto. Il computer l'ho portato ad aggiustare, quindi anche se è rotto, volendo lo posso aggiustare, sperando che si possa aggiustare. E prego il buon Dio che si possa aggiustare. Incrocio le dita che non devo comprare un altro, perché non ho proprio voglia di comprare un altro. Preferisco aggiustarlo perché so che tutte le cose che ci sono, che si sono rotte in questi ultimi tempi, le aggiustati, almeno il computer, aggiustiamocelo, dai. E se non si può aggiustare, ahimè, mi tocca, ma io spero di no vivamente, perché il computer, comprare un computer al giorno d'oggi costa un sacco di soldi e io non me la sento, sinceramente. Non mi va di fare un altro capriccio per poterlo comprare un altro nuovo. Poi non è un capriccio, è un bisogno, ma se non ce n'è bisogno si può benissimo aggiustare, dai ragazze. Siamo clementi con me. Ebbene. Un bacio e alla prossima. Ciao. Buon inizio lunedì e buon proseguimento di giornata. Ciao.